Ward, con chi parlo? Sono V. Sto indagando sulla morte di un certo Lucius Rain. Mi chiedo perché. Non sei un poliziotto. Lavoro per Jefferson ed Elizabeth Perales. Il probabile sindaco che indaga sulla morte del suo predecessore. Interessante. Ho trovato informazioni altrettanto interessanti. D'accordo. Sto andando a Chubby Buffalo's. Arrivo subito.
qua, adesso. Sembra che qualcuno voglia vederti. Chissà. Sei Riverward? In carne e ossa. V, giusto? Il mio partner, Detective Hall. Ok, grazie per avermi incontrato. Vuoi davvero lavorare con un mercenario? Non so ancora cosa voglio fare. Per ora voglio vedere se scopro qualcosa di nuovo sulla morte di lei. Ancora con quella storia? Il capo ti ha detto di chiuderla. Non farglielo ripetere. Sai quanto odia dover dire due volte la stessa cosa. E se proprio non te ne frega un cazzo, ascolta il mio consiglio, da amico. Lascia perdere quel caso. Sto forse facendo qualcosa. Sono solo qui, seduto, che bevo caffè e ascolto le chiacchiere. D'accordo. Fa come vuoi. Ma io non ne voglio sapere. Devo comunque andare a prendere mia figlia. E almeno cercatevi un angolino più tranquillo, dove nessuno può ascoltarvi. Hai tutto quello che desideri dalla vita? Ok. Parla. Prima dell'attacco volevi parlare con le guardie del sindaco. Avevi informazioni per loro. Di che tipo? Sai una cosa? Anna aveva ragione. Qui l'acustica è troppo buona. Ho l'auto qui davanti. Ok, certo. Per avere la possibilità di vincere una settimana per due al nostro Crystal Palace. Ben 10 casino, 5 piscine, la migliore attrezzatura da prendere. Alcuni ragazzi del distretto avevano visto Horvath ad Arroyo. Sparava ai bidoni e gridava che doveva vedere il sindaco. Lo avevano portato dentro. Portato chi? Peter Horvath, il cyber psicopatico che poi ha attaccato il sindaco. L'avevano portato alla centrale, ma poi si è perso prima che potessimo interrogarlo. Hai detto che si è perso. Com'è successo? Che intendi? Intendo che qualcuno non voleva che marcisse in cella quel giorno. E prima che tu me lo chieda, no, non so chi sia stato. Tocca a me. Perché per Alice sta indagando su questa storia? Perché farlo in via non ufficiale, di nascosto? Per Alice potrebbe avere paura. Non vuole il posto di uno che è appena stato ammazzato. Io non lo vorrei. Per me, per Alice vuole infangare Holt. Crede che Holt sia coinvolto? Non lo so, ma un sindaco assassinato non è una buona pubblicità per il suo vice. Il Red Queen's Race, ne sai qualcosa? Sai cos'è? Forse sì, forse no. C'entra qualcosa con Ryan? Andava lì il giorno in cui è morto. Ok. Andremo dal mio informatore. So solo che è un club per ricchi. Non so neanche dove cercarla, ma lui potrebbe saperlo. Poi parleremo con la donna per cui lavorava Horvath. O magari andiamo prima da lei. Decidi tu. Andiamo dal tuo informatore. Quel club è una buona pista. D'accordo. Il tipo lavora qui. Va a parlargli. Ti aspetto fuori. Digli che Igor lo saluta. Lui saprà di cosa parli. Chi è questo tizio? Onorato proprietario. Ha ogni genere di cliente ed è un vero ficcanaso. Quindi sa tutto di tutti. E in più è un codardo. Combinazione perfetta. Ok, aspettami qui allora. Pacifica continues to be.
un'ispirazione generale o qualcosa di specifico? Posso aiutarti con entrambi? Yo, my chumers, shroomers, and boomers, Mr. Whitey here. Drop that milk-toast tibble and rush to the nearest store for a taste of sweet, 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 clean speed. Ti saluta Igor. Cazzo no! Gli ho già detto che ho chiuso, che sono fuori! Lasciatemi in pace, cazzo! Tutti quanti! Cazzo! Ehi, Nick! Vattene! Rilassati. Devo solo farti una domanda. Non c'è niente da vedere, signore. Forza, sparisci, ho detto! Lasciatemi in pace, ok? Non potete costringermi a fare niente. Il Red Queen's Race. Dacci l'indirizzo e ce ne andremo. Questa l'ho già sentita l'ultima volta. E poi sono arrivati quei bastardi e mi hanno spezzato le dita. Ma allora non c'ero io. Adesso sì. Farò in modo che non ti succeda nulla. Se ce lo chiedono, diremo che abbiamo trovato l'indirizzo su un corpo ripescato nella baia. Ah, d'accordo. È fuori dai confini cittadini, vicino al fiume, nell'area di Bonita Street. Ci sei mai stato? Ho fatto alcune consegne, merci e a volte persone. Ma non so perché vogliate andare a ficcare il naso lì. Il club è vuoto. L'hanno chiuso. Chiuso? Prima o dopo che il sindaco Ryan è morto? Subito dopo, credo. Grazie, Neil. La mia solita sfiga. Guarda un po'. Una vera e propria svolta. Sembra promettente, ma farei comunque un salto a quel mercato. Mercato? Il capo di Horvath, quello di cui ti ho parlato. Non ignorerei quella pista. Ok, andiamo a controllare questo mercato. Prendiamo la mia auto? D'accordo, grazie. Il 90% del lavoro d'indagine consiste nel parlare. Ma questo lo sai già. Devo dire che hai un talento naturale. E l'altro 10%? In cosa consiste? Compilare rapporti. Allora, con chi dobbiamo parlare? Il capo del cyberpsicopatico? Christine Markov, 42 anni. Risulta l'unica datrice di lavoro di Horvath. Nonché l'unico contatto. Dai, vi. So che aspetto abbia. Dobbiamo chiedere in giro. Io comincio a sinistra, tu vai a destra. Levati dalle palle! Sei Christine Markov? No, ma so chi è. La bancarella di roba elettronica. Dall'altra parte. Christine Markov, dove la posso trovare? Ok, se devi andare, vai. Christine Markov, abbiamo alcune domande. Siete sbirri? Cerchiamo informazioni su Peter Horvath. Pare lavorasse qui. Sì, poi ha smesso di lavorare e ha iniziato a fare tutti quei discorsi del cazzo. Quando ha iniziato a comportarsi in modo strano?
Nel caso di Peter, strano non significa quello che significa per tutti gli altri. Horvat non è mai stato completamente normale. Ah, ma l'Horvat post-prigione rispetto a quello di prima? Entrambi fuori, ma completamente diversi. Horvat guadagnava bene qui. Con il cromo che aveva addosso poteva comprarsi tutto il mercato. Sì, faceva una barca di soldi qui. Un cazzo di milionario, come tutti noi. Quindi dove ha preso gli addi? Ne sai qualcosa? Ascolta, se lo sapessi, non sarei qui a vendere scarti alla feccia locale. Mi comprerei una V e porterei il culo lontano. Un giorno, Peter è arrivato con tutta quella roba. Era molto agitato. Gli ho chiesto dove l'aveva presa e mi ha risposto che finalmente avevano riconosciuto il suo valore. Poi si è lanciato in uno dei suoi sproloqui. In questi discorsi, di cosa parlava? Ryan, i corporativi lo tengono per le palle, ma è comunque riuscito a fottermi. Il suo tormentone. Ce l'aveva con il sindaco? Cerchi un motivo nella sua follia? Forse pensava che Ryan parlasse a lui in TV, promettendogli ogni genere di cosa e poi fregandosene alla grande. Ascolta, ti ho detto quello che penso. Nel mondo di Horvat tutti volevano fregarlo. Lucius Ryan non vedeva l'ora di fotterlo e poi ucciderlo. Secondo Horvat, chi altri ce l'aveva con lui? A parte Ryan? La signora presidente, per lo più. E poi la Rasaka, il vecchio. E quando è morto, è toccato a suo figlio. È tutto, detective? Mi state spaventando la clientela. Avevano riconosciuto il suo valore. Horvat aveva degli sponsor. Potevamo aspettarcelo. Potrebbe sembrare che non ne abbiamo ricavato molto. A volte le informazioni prendono un senso una volta ottenuto un nuovo contesto. Ad esempio, ammettiamo che qualcuno dica che ha mal di testa. Un dettaglio minore, non significa nulla, giusto? Di solito, no, certo. Ma poi quel tizio si getta in mezzo al traffico e viene investito. Il vicino ricorda che qualcuno aveva fatto manutenzione al condizionatore del tipo col mal di testa. Incidente? Una coincidenza? Oppure un veleno a dispersione aerea, per uccidere intenzionalmente. Hai davvero avuto un caso simile? No, me lo sono inventato. Ma prova la mia teoria. Non può riconoscere, ma è... Torino da Chirini... Ci penso io, Vi. Io, te, compagni. Soizzo, atarasci, ciumate. Sparisci, Labbia. Tuo amichetto starà in cella per anni e dubito che tu voglia raggiungere. Sparite, gattini. Vi. Vaffanculo. Ma che cazzo! Pensato io. Ok. Bella chiacchierata. Camminare per strada con te non è affatto sicuro. Hai problemi con tutte le gang o solo con i Tiger? Sono un poliziotto, secondo te? Ora dovrò fare rapporto. Ok. Andiamo a Red Queen's Race. Prima devo ripulire il macello che hai fatto. Ci vediamo lì.
Ehi, ciao. Territorio degli Animals. Già, lo vedo. Hai sbattuto qualcuno di loro al fresco? No, non di recente. Ma neanche loro amano particolarmente gli sbirri. Non posso entrare senza un mandato. Ma tu? D'accordo. Ti chiamo tra poco. Se trovi qualcosa, avvertimi. Sparisce. Non c'è niente da vedere. Mi sembra una normale carrozzeria. Il club è qui. Fidati. Dimmi, è il tuo intuito che parla? L'istinto del poliziotto. Qualcosa del genere. Proprietà privata. Solo esemplari super. Ti conviene fermarti prima che ti stacchi la testa. B, tutto bene. Mi hanno visto! Ok. Aspetta, fermo. L'attacco, cazzo! Grazie per questo. Adesso sistemiamo il tuo bel faccino! Visto che colpo?
Fatti vedere se hai le palle! Facciamogli vedere come... Dai, giuro che non ti uccido del tutto. Ottimo. Qualcuno voleva davvero coprire qualsiasi cosa sia successa. Cosa dovremmo cercare? Qualcosa riguardi un ufficio. Un club. A cazzo duro!
Vi! Tutto ok? Vi! Mi senti? Respira. Per me non è stato un attacco di cuore a uccidere Rain. Come ho sempre detto. Ma... hanno infettato la sua BD. Ecco che cosa l'ha ucciso. Cazzo. Mi sa che hai ragione. Dai, Vi. Sembra un ufficio, più o meno. Ci servono i computer, prima di tutto i computer. Sì, rigido come uno stoccafisso. Secondo me è morto da almeno un'ora. No, niente trauma guard. Scommetto che non l'ha portata apposta. In club come questi non vuoi che il trauma ti faccia irruzione mentre stai Quando la situazione si scalda. Il cuore, probabilmente. Doveva essere troppo grasso e messo male. Ok, sì, d'accordo. Il coroner lo troverà a casa, gli dirò cosa scrivere. Morto nel sonno, tranquillo come un bambino. I ragazzi lo stanno portando via. Certo, nessuno lo vedrà. No. Sì? Sì. Ti chiamo dopo.
Strano. Quel tizio sembra familiare, non credi? V, non sono dell'umore giusto. Credo che abbiamo visto tutto. Andiamo. Ok, andiamo. Credo di aver visto un'altra uscita prima. Ancora con questo delinquente? Sta zitto, Harold. So cosa hai fatto. Non ti chiederò perché hai coperto la cosa. E neanche perché sei finito in questo casino. Voglio solo sapere chi ti ha dato l'ordine. Che importa, River? Perché ci tieni tanto? La tua coscienza è pulita, puoi dormire sonni tranquilli. E sai perché? Perché mi sono preso io tutte le responsabilità. Tu non hai idea di come funziona questa città. Credi che le tue stronzate ispirate e idealistiche significhino davvero qualcosa? Beh, non è così. Ehi, non guardarmi in quel modo, mercenario. Sai che ho ragione. Ehi, non mettermi in mezzo. Non mi impiccio di politica e di beghe interne all'NCPD. E cosa fai allora? Lasciami indovinare. Qualunque cosa ti partietti, eh? Tipico. Non mi stupisce, ma lo capisco. Cerchi la tua strada e il tuo posto in questa dannata città, come tutti noi. Non sai un cazzo di me. Non provare a etichettarmi. Non volevo offenderti. V, apprezzo l'aiuto, ma non sono affari tuoi. Me ne occupo io. E come farai? Sono in arresto? Ho un video, un movente, la tua confessione, quindi sì, potresti esserlo. Avrebbe molto senso. Non devi neanche dirmi chi ti ha ordinato di coprire la cosa. Lo so già. Quindi, visto che puzza di piani alti lontano chilometri, andrò agli affari interni. Ah, non faranno nulla. Non contro di me. Attirerai la loro attenzione. Va a casa, Ward. Riposati un po'. Domattina troverai più facile digerire la cosa. Cioè, è quello che farò io. E ora che farei? Non mi arrendo. Non posso. Holt ha ammazzato Ryan. Voleva la sua poltrona. Il motivo più vecchio del mondo. Per questo, credo. Ha usato l'NCPD per coprirsi le tracce. Credo anch'io che sia stato Holt, l'unico che aveva da guadagnarci. Andrò dagli affari interni. Ho abbastanza prove per riaprire il caso. Va pure. E tu? Torni a fare il rapporto ai Perales? Sì. Ok. Io resto qui a osservare la situazione. Grazie, V. A proposito di Ryan, credo di sapere che cosa è successo. Ottimo. Passa a trovarci, per favore. È una faccenda riservata. Preferirei discuterne di persona. Ti aspettiamo.
Siamo di sopra. Grazie. Ti dirò solo una cosa. Ti ascolto. Non dire niente, non lasciarti coinvolgere. È una faccenda più grande di quanto tu pensi. Se non farai attenzione, ti risucchierà. Faccio sempre attenzione. D'accordo, fa come cazzo ti pare. Mai una volta che mi ascolti. Salvati. Prego, entra pure. Mettiti a tuo agio. Jefferson ci raggiungerà subito. Prego, siediti. Grazie. È bello vederti, Dee. Elizabeth mi dice che hai delle risposte per noi. Sono tutto orecchie. Non sono sicuro al 100% di cosa sia successo. Non lo è quasi mai nessuno, ma... Mi sono fatto un'idea. Credo che dietro la morte di Ryan ci sia Weldon Holt. Lo sapevo! Hai qualche prova? No, solo... forti sospetti. È già abbastanza, Jeff. Dobbiamo fare attenzione. Tenere d'occhio Holt e aumentare la sicurezza. Hai ragione. Come sempre, hai ragione. Grazie per il tuo aiuto, Vi. Nel tuo compenso. È stato un piacere. Ciao. Bene, dove eravamo rimasti?